sia la squadra qualche anno. Sì, ma non è Grazie.
Siamo con il presidente dell'Agras Giovanni Castronovo e del figlio Salvatore Castronovo. Presidente, vittoria oggi importante in ottica classifica e anche in ottica morale, dopo i fatti venerdì del saluto del mister Corrado Mutolo. Ci può spiegare anche un po' cosa è successo? Ma è successo che, a parere suo, noi abbiamo tentato fino all'ultimo, non c'erano più le condizioni per continuare. Abbiamo, diciamo, preso atto di queste sue problematiche reali di natura personale, qualche problema logistico per continuare la sua esperienza ad Agrigento, e ci dispiace tanto, tant'è che poi c'è stato un saluto affettuoso con tutti, con la squadra. L'unica cosa che certamente non abbiamo gradito, che l'ha comunicato lui attraverso la sua pagina di Facebook prima della società. Avremmo voluto attendere che si sposasse la partita di oggi per comunicarlo, però sono dettagli, ci dispiace, e quindi eravamo un po' preoccupati perché non sapevamo come la squadra potesse reagire sotto il profilo morale all'assenza del mister, al quale erano comunque legati dal mese di luglio. Invece abbiamo avuto una grandissima risposta dalla squadra, hanno dimostrato di essere un gruppo coeso, un gruppo unito,
dei giocatori che sanno giocare a calcio, oggi l'hanno dimostrato. Finita 2-0, ma poteva finire con un risultato ben più rotondo, non abbiamo rischiato niente e abbiamo legittimato la vittoria su un campo certamente non facile. Quindi complimenti comunque al pallone, perché in certi momenti la mano di Accurcio Sclafani si vede, giocatori come Giannusa, come Messina, come Sciacca, come Palazzo, e insomma è tanta roba e sono sicuro che presto riprenderanno a risalire la china. In ottica futura, dove vuole arrivare questa Agrias? Dove può arrivare? L'Agrias vuole andare in Serie D, è inutile che ci giriamo intorno, l'obiettivo è questo. Se il Dattilo continua a viaggiare a velocità supersonica, noi poi gli tenderemo la mano e gli faremo i complimenti, ma il nostro obiettivo è quello di raggiungere la Serie D, è inutile che ci giriamo intorno e facciamo sempre come dire, dichiarazioni di circostanza, o dalla porta principale o dalla porta di servizio. E a dimostrazione di questo annuncio che a dicembre ci sarà un grosso, almeno sicuro uno, grosso colpo di mercato per dimostrare a qualche stupido che scrive sui social questi leoni da tastiera che non abbiamo più risorse, che non possiamo andare avanti. Appena vedranno chi prenderemo a dicembre, poi molti si ricrederanno, così come si ricrederanno appena sapranno il nome del nuovo mister, che ancora dovremmo definire qualcosa, ma martedì lo dovremmo avere. Quindi dopo la vittoria di oggi ora serve un nuovo allenatore all'Agras? Ma per me, se fosse per me, confermerei Francesco Nobile, devo essere sincero, 4 partite, 12 punti, non lo cambierei, però Ciccio fa anche altro nella vita, dipendente comunale, non può sempre seguire la squadra, quindi abbiamo la necessità. Quindi intanto un plauso a lui per quello che ha fatto e per quello che sta facendo con la Juniores. Poi certamente stiamo cercando il profilo di un allenatore maturo e abbiamo 2 profili che stiamo seguendo e sono allenatori che hanno allenato 3 professionisti, magari nell'ultima stagione sono stati fermi, ma sono allenatori di grande prestigio, di grande carisma per traghettare l'Agras verso la categoria superiore, almeno nelle aspettative. Quindi stiamo prendendo un tecnico maturo, una persona già con i capelli bianchi che possa aiutarci ad andare avanti. Adesso mi sposto a Castronovo Junior, ci tocca pure. Adesso passiamo la parola a Castronovo Junior, Salvatore. Salvo, un parere su questa Agras, il tuo idolo, cioè penso ci sia un tuo idolo. Vabbè. E come papà quando vince? Allora, quando vince si è sempre felici, però soprattutto con l'Agras c'è quella felicità in più che non sempre si ha. Quindi la domenica quando si vince è una domenica speciale, possiamo dire. E il tuo idolo chi è? Vabbè, è Peppe Gambino. Grazie ai Castronovo. Mister Sclafani, allenatore dello Sporting Vallone. Mister, la partita giocata prevalentemente bene, poi il gol al 45esimo del primo tempo ha un po' gelato la gara. Sì, il primo tempo abbiamo fatto molto bene, squadre abbastanza equilibrate, abbiamo provato a giocare tanto anche dal basso, e poi magari il gol al 45esimo, al 46esimo può tagliare le gambe, però non è così perché non è la prima volta che succede, era successo con il Dattilo, quindi tu puoi essere bravo, io ho sempre difeso i miei ragazzi e continuano a farlo, però bisogna capire che tu tatticamente puoi essere bravo a prepararla bene, devi metterli bene dentro il campo, però poi l'atteggiamento deve esserci sempre, dall'inizio fino alla fine non puoi commettere errori banali, soprattutto con squadre così importanti, perché alla minima occasione poi ti castigano. Nella ripresa stava arrivando quasi il pareggio, poi in ingenuità da parte di Giannusa arriva il 2-0, dove c'è gelata. Eh sì, appunto, perché bisogna stare sempre attenti, sempre sul pezzo, bisogna fare le cose facili perché, ripeto, tu puoi dire tutto quello che vuoi e puoi dargli le indicazioni, ma poi in campo ci vanno i giocatori e quando per l'ennesima volta si commettono sempre gli stessi errori c'è qualche problema che bisogna risolvere al più presto. Grazie Mr. Sclafani e un grosso in bocca al lupo. Grazie a voi.